Ho cominciato a lavorare con Paolo e Vittorio Taviani un bel po' di anni fa. Loro mi avevano raccontato l'abitudine che avevano di montare il film con delle musiche provvisorie, con dei dischi, montando brani di musica per lo più classica. Loro sono registi che hanno una notevole cultura di musica classica e io mi ricordo che gli dissi che consideravo questo metodo scriteriato. Poi qualche tempo più tardi loro mi hanno chiamato per la notte di San Lorenzo. Noi abbiamo l'abitudine quasi sempre che ad ogni brano registrato, appena registrato, che è venuto bene, registrato senza errori, lo controlliamo immediatamente con il visivo, con l'immagine, e ci scambiamo pareri. Loro, essendo due ottimi registi, due artisti, che fanno? Non chiedono nulla, ma a me basta vedere che le facce non brillano proprio alla fine di un anello, perché mi viene la voglia di andargli a chiedere: ma non vi è piaciuto? Sì, se quel sì non è entusiasta, alla fine scaviamo per capire che magari c'è sì, però c'è qualcosa di troppo compulsivo, per esempio. E lì comincia il gioco vero, bellissimo, del grandissimo trenino elettrico che è il cinema, di andare e chiedere ai contrabbassi di attenuare, alle percussioni di tacere per 10 battute, di alzare i violoncelli e cambiare la faccia di quel brano finché sia un brano che ci entusiasmi a tutti. Mio padre era un grande amante dell'opera. Lui era d'Annunziano, marzignano e amante dell'opera. Quindi, come abbiamo detto altre volte, quando eravamo bravi a scuola si andava al Maggio Musicale Fiorentino. In questo luogo collettivo, dove già il rumore della gente che arriva, che si riunisce, ecco, perché poi questo è lo spettacolo. La cosa bella dello spettacolo è che è un diritto della collettività a un certo punto di smettere di correre per tutti i suoi affari della vita, eccetera, e riunirsi, sedersi per vedersi vivere là, o su uno schermo o su un palcoscenico. Ecco, allora l'emozione di arrivare al teatro a Firenze, tutta la gente che arriva, che aspetta, il rumore dell'orchestra che comincia a prepararsi, cioè tutti quanti tesi a una grande favola, a una grande uscita dalla realtà per rientrarci forse nella maniera più profonda. Si apre il telone rosso e diciamo, il melodramma ha questa forza che tutta la gamma dei sentimenti, dei drammi, dei casi, delle avventure dell'uomo e della collettività sono veramente ripresentati con la violenza assoluta di chi vuole entrare in un contatto esplosivo con chi sta ascoltando. Dimenticavo una cosa di cui a voi non importerà nulla. Ero venuto qui a comunicarvi che vostro fratello Fulvio è morto 3 giorni fa non lontano da qui. Si è impiccato ad un albero. Per disperazione. Perché abbandonato da tutti. Solo, come un cane. Come un cane. E quindi l'amore, l'odio, la dolcezza, l'inganno. Tutto questo avveniva con una verità che non era quella del quotidiano, ma che era una verità ancora più profonda. Costantino, sono io. Sono io, ragazzi. Sono io, ragazzi. Ma naturalmente sei tu. Sono io. La musica per noi significò questo. Da questo è chiaro, poi a poco si arriva alla musica classica. Paolo suona il violino, io suono il pianoforte. Quindi si arriva a una dimensione in cui la musica è sempre più importante. E poi, come ho detto prima, arriva invece il cinema e tutto questo viene per un certo periodo azzerato. Cinema, cinema, cinema. Eravamo arrivati a Pisa perché avevano distrutto la nostra casa i tedeschi a San Miniato nel 1944. Arrivando a Pisa per le scuole, un giorno per caso entrammo in un cinema, era il pomeriggio, mi ricordo, e chi usciva ci diceva:
ma non entrate, è un film molto noioso. E noi invece entrammo. Mi ricordo addirittura che entrammo alla fine del primo tempo, proprio sull'episodio di Firenze. Entrammo, vedemmo quelle immagini che Rossellini ha carpito da una realtà che urlava la sua verità, e subito avevamo l'impressione che stava avvenendo in noi qualcosa di strano e di particolare. Vedemmo il film Paisà, e noi che avevamo vissuto poco tempo prima l'esperienza della guerra, del nazismo, della morte e della gloria anche, perché aver visto che un mondo che sembrava fissato nell'orrore del fascismo e del nazismo, e vedere invece che in fondo quando l'uomo si mette insieme riesce a sconfiggere queste forze che sembrano eterne, e in particolare a dei ragazzi sembravano eterne, che non fosse possibile veramente arrivare a una dimensione diversa, invece vissuta quell'esperienza la rivediamo proposta sullo schermo, e quando uscimmo io e Paolo ci dicemmo: ma vedendo questo film stiamo capendo ancora di più quello che abbiamo vissuto poco tempo fa noi sulla nostra pelle. Ma se il cinema ha questa capacità di rivelare a noi stessi una verità che è nostra, ma che in fondo non avevamo ancora compresa nella sua più necessaria realtà, se il cinema ha questa forza, se questo linguaggio ha questa forza, per noi il cinema sarà il nostro lavoro, sarà la nostra vita. Ma allora cominciamo intanto a diventare dei fanatici del cinema, e per vedere questi film, Ladri di biciclette, La terra trema, da Pisa arrivavano in ritardo. Allora io e Paolo, con pochi soldi, si prendeva un biglietto per Livorno, per vedere a Livorno, perché a Livorno magari c'era il film, o quando addirittura si leggeva che in un paesettino nei dintorni, cioè, prendevamo la bicicletta, andavamo per vedere. Abbiamo visto Ladri di biciclette, per esempio, 13 volte. E quando tornavamo a casa, sul Ladri di biciclette in particolare, dicemmo: proviamo a vedere se abbiamo capito come è stato fatto questo film. E ci mettiamo a scrivere la sceneggiatura, avendolo visto 12 volte, è chiaro, con le inquadrature e con i dialoghi. Poi, andando a rivedere il film, dicevamo: 50% ci abbiamo beccato, 50% proprio è completamente fuori. Ma fu questa la prima maniera per cominciare a entrare in rapporto. Cominciamo anche a scrivere sui giornali di La Nazione, La Gazzetta, gli articoli di cinema. Allora dei registi pisani, i documentari, l'estero, ci chiamarono e dissero: ma perché non fate i nostri assistenti per fare dei documentari? Conoscemmo Valentino Orsini. E Valentino lo incontrammo proprio quella sera che vedemmo Paisà, che Vittorio ha ricordato. Lo incontrammo anche lui nel cinema, e fu un incontro bellissimo e eroico, vagamente eroico. Cioè, nel senso che protestava, alcuni spettatori protestavano per questo film così noioso, i soldi buttati via, eccetera, e allora Valentino Orsini anche lui protestò, ma contro questi qui, dicendo: vi pago io il biglietto, uscite fuori dal cinema perché questa è un'opera d'arte. Cioè, quindi ci incontrammo con questo signore, anzi questo mone, che era un uomo grande e grosso, e insieme cominciò una collaborazione a lavori di sceneggiature di film che non abbiamo mai fatto, documentari e così via, finché decidemmo di partire per Roma, perché l'unico posto dove si faceva il cinema era Roma, e partimmo quindi per Roma. Faccio un passo indietro. Prima di andare a Roma, insieme a Valentino decidemmo, insomma, cercammo i soldi di là, bruciando parenti, amici, cioè rovinando tutti i rapporti che avevamo con quei poche persone che potevano darci un po' di soldi, per realizzare il nostro primo film. Perché oggi si chiamano film anche i documentari, non si dice più documentari, il nostro primo era un documentario, credo. E si chiama San Miniato Luglio 44, cioè era ispirato all'eccidio nella cattedrale di San Miniato, che è paese mio di Vittorio, che poi è la stessa storia che noi abbiamo cercato di raccontare con La notte di San Lorenzo, lo stesso episodio che era avvenuto. Cioè, la popolazione portata nel Duomo
e massacrata dai tedeschi, massacrata e... L'eccidio nella cattedrale, noi eravamo scappati, il nostro padre ci aveva portato, un po' come in San Lorenzo abbiamo cercato di raccontare, ci avevamo portato, andiamo dagli americani, perché dei tedeschi non mi fido, e in colonna, andando via di notte proprio, e andammo verso gli americani. E mi ricordo che arrivò la notizia che era la popolazione che non era voluta fuggire, era stata portata nel Duomo e c'era stato questo massacro, e che erano morti di una famiglia, tre figli, una ragazza e due ragazze, che si chiamavano Scardigli, che erano i nostri lattai, cioè noi si andava a prendere il latte dagli Scardigli, e c'era uno mio coetaneo che mi ricordo, oltre a prendere il latte, si andava quando c'era da tagliare il grano, quando c'era da raccogliere le ciliegie, si andava lì e insieme facevamo questo lavoro, ci si divertiva, insomma, era un gioco, insomma, si lavorava, insomma, si pensava anche di lavorare, ma era un gioco. Beh, questo ragazzo una volta, mi ricordo, mi fece vedere, dice, guarda questa mia mano, e questa mano gli mancava un dito. Sai, tagliando col falcetto nei campi, zac, mi è partito il dito, ma io quel dito lì non l'ho buttato via, l'ho preso, l'ho messo in una scatolina e via niente, e mi portò dietro la casa, sfilò un mattone, dentro c'era la scatolina, mi fece vedere il dito, rimichiuse la scatolina, mi sedette e dice, vedi, perché quando io muoio in cielo ci voglio andare tutto intero, non ci voglio andare con un pezzetto di meno. Quando arrivò questa notizia, io pensai a questa cosa, e il primo pensiero che mi venne fu questo, cioè che questo ragazzo era morto, no? E chissà come era morto, cosa era rimasto di lui, e a questo dito che era rimasto là nella casa. Tant'è vero che dopo, quando ritornammo a San Miniato, andammo giù alla casa, ma questo dito purtroppo non sono riuscito a metterlo nella bara dello Scardigli. Ecco, facevo... è andato su con tutta la mano. Tra l'altro, questo documentario, noi pensammo di andarne a parlare a Zavattini. Zavattini, che era il padre del cinema italiano del momento, che aiutava molto i giovani che volevano fare documentari, che volevano entrare nel cinema. Noi seguivamo sulla rivista Cinema Nuovo, c'erano le lettere, no? Lui rispondeva, c'era un diario molto bello, no? E seguivamo. Allora decidemmo, andiamo a parlare con Zavattini per proporgli se gli interessa seguire questa cosa. E senza avvisarlo, no, come la follia, era giovanissimi, io ho avuto 20 anni, 22, così, sì. Partimmo alle 4 della mattina, perché quando si andava in macchina a Roma si partiva alle 4 della mattina perché si doveva arrivare alle 9, poi a Facchino si sa, ma comunque si andava. Si parte per Roma e lungo la strada c'erano degli stecconati dalla parte della Maremma, no? E mi ricordo che noi tre dicevamo, ecco, dice, vedi, noi stiamo andando come nel western, la terra promessa, no? E allora ci mettemmo a cantare la musica di Ombre Rosse, con questo canto pieno di entusiasmo, arriviamo da Zavattini, suoniamo via Sant'Angela Merici, me lo ricordo ancora il numero, però non me lo ricordo più. 22. Allora suoniamo il campanello. Viene una donna, siamo lì, volevo parlare con Zavattini, arriva Zavattini, mi dice, voi chi siete? E noi siamo dei giovani, volevo fare un documentario. Scusate, potevate anche telefonare, dico, esiste anche il telefono. Ha ragione, stavamo per andare via. No, entrate dentro. Allora ci fece entrare, molto bravo, molto generoso. Non so se tutti farebbero quello ieri e anche oggi, compreso te e compresi noi. E lo gli raccontiamo questa storia. Dice, fermi, buoni. Allora, me la dovete dire in tre parole, perché se la dite in tre parole non funziona. Che problema terribile. Però questa lezione di Zavattini ci ha servito anche per il resto del nostro lavoro nella vita dopo, perché non in tre parole, ma questo riuscire a sintetizzare un'idea, no? Che ha un inizio, un centro e una fine, che
è lo, il film, è un cimento in cui io e Vittorio spesso, un po' per gioco, un po' sul serio, affrontiamo, ci diciamo quando affrontiamo la lavorazione di un film. E Zavattini allora disse la cosa mi interessa, eccetera, tant'è vero che accettò di far parte di questa iniziativa. E così tornammo e con pochi soldi e con molta gioia. Mi ricordo che quando sentii per la prima volta il rumore dell'Ariflex che girava e che era per noi, per una storia nostra, ecco, lo ricordo, ma che Beethoven, cioè, è il suono più, uno dei suoni più belli che io ho sentito nella mia esistenza. Cinema, cinema, cinema. E quando cinema per, allora significava, so, Rossellini in particolare, significava veramente togliere tutto ciò che può essere, diciamo, di, come si può dire, non di addolcimento, ma indubbiamente di pitturare molto la realtà, ma di andare invece veramente alla gravità del bianco e nero, della terra, dei visi, della gente che veramente... Quindi uno shock violento, cioè dal palcoscenico così favoloso, a invece una realtà assolutamente che ti aggredisce con tutta la sua crudezza e che non per questo però... non è altrettanto spettacolare, cioè non per questo ugualmente no, qua, no, ti prende e ti porta via. Di Don Carmelo, prima dobbiamo riunirci tutti al cascinale di Don Carmelo, gola! Dobbiamo non una madre, sembrano! Al cascinale! Prima però devo fare un passo indietro. Noi abbiamo fatto molti documentari, un po' in provincia, bruttini. E anche a Roma, bruttissimi. Cioè, abbiamo fatto i documentari di sopravvivenza, perché poi i documentari all'epoca non potevano durare più di 10 minuti per legge, perché erano abbinati ai film. Allora era una misura terribile, perché noi siamo portati a raccontare le storie, cioè, per cui costringevamo delle storie dentro questi 10 minuti, quindi non erano né documentari né fiction, non era niente. Quindi, tant'è vero che li facevamo così bruttini, non tutti, qualcuno anche non era male, ma quelli più bruttini, mi ricordo che con Valentino Orsini appunto dicevamo, ragazzi, ma come si fa a filmare Valentino Orsini, Paolo e Vittorio Taviani addirittura in tre per fare questa stronzata? Allora, no, bisogna... E trovammo allora una sigla e mettemmo Tavor. Oggi non si potrebbe mettere Tavor perché... Addormenta subito. In un certo senso era antesignano, perché veramente erano documentari molto, molto soporiferi. Però una cosa bella furono i documentari per altri versi, cioè prima non c'erano le automobili, cioè non è che si andava in giro come oggi, e noi con i documentari andammo in giro per tutta l'Italia, e per noi è stato il nostro viaggio in Italia, cioè la scoperta dell'Italia è stata attraverso questi documentari, più o meno belli, alcuni, insomma, non erano nemmeno, uno su Curtatone Montanara, un altro su Pisacane, non erano male. In uno di questi nostri viaggi andammo a Sciara, perché lì era stato ucciso Salvatore Carnevale, sindacalista, socialista, era stato ucciso dalla mafia, e la madre era... era stata la prima donna che aveva rotto l'omertà, aveva fatto nome e cognome degli assassini. Andammo a trovare questa donna pensando di incontrare una papas, cioè una donna di quelle potenti, no? Che guarda, una protagonista, eccetera. Questa protagonista, perché protagonista lo era e molto, era una donna piccola, 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 magra, smunta, molto timida, che parlava appena, appena, appena. Questa donnina ci raccontò quello che ci interessava e poi disse: volete venire al cimitero sulla tomba di Salvatore? E andammo sulla tomba di Salvatore. Filmammo un po' la tomba, eccetera. Lei si inginocchiò sulla tomba e non si staccava, stava zitta, ferma. Poi a un certo punto si voltò e disse: ma il cinema non lo fate, perché aveva capito che se c'era il rumore della macchina da presa il cinema funzionava, se non c'era quello non succedeva niente. Allora noi facemmo partire questa gra 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 dell'Ariflex. Appena arrivò il gra gra gra, questa donna si sdraiò sulla tomba, cominciò a urlare come le antiche attrici greche, chiamando il nome del figlio, strappandosi le vesti, cioè veramente una scena autentica e di teatro al tempo stesso. Appena finito
il rumore della macchina da presa, tutto si ricompose, cioè, e tutti quanti, come tu in questo momento, abbiamo sorriso per un momento di questa cosa, ma poi subito dopo abbiamo capito che avevamo assistito a un avvenimento straordinario. Una donna analfabeta, in uno sperduto paese della Sicilia, aveva capito la potenza del cinema, aveva capito che facendo così lei, la storia di suo figlio, l'ingiustizia, l'assassinio di suo figlio, sarebbe stato raccontato, avrebbe preso più evidenza in giro per l'Italia e in giro per il mondo, e aveva utilizzato subito questo mezzo. Donna genialissima, che quando vide poi il film che è ispirato a Salvatore Carnevale, ci denunciò perché disse che non aveva niente a che fare con la vita del figlio. Ma d'altro canto noi non volevamo, quando abbiamo fatto Un uomo da bruciare, ci siamo ispirati a questa storia, tant'è vero che tornando a Roma, insieme a Valentino sempre, e con questa forte emozione che avevamo avuto da questo episodio, cominciamo a pensare che poteva essere il nostro primo film. E poi abbiamo fatto questo film con Gian Maria Volonté, che esordì anche lui, non lo voleva nessuno, voleva andarci Franciosa, mi ricordo, che era un grande attore, certo, ma noi volevamo invece un attore italiano, e lui, Volonté, faceva Sacco e Vanzetti in teatro e aveva fatto una piccola cosa, una piccola partecipazione in un film. Noi lo vedemmo e ci entusiasmò, e facevamo un provino orrendo. C'era un provino in cui lui ha capito di fare in un certo modo questo personaggio, il cinema non lo conosceva bene, per cui il provino fu deludente, però capimmo che dentro c'erano degli elementi forti in questo personaggio, che quando venne sul set si mise a recitare teatralmente, no? E noi dicevamo, ma guarda, questo qui è teatro. Poi capimmo che questo personaggio magniloquente, che è stato questo Salvatore, era il nostro personaggio, dice, chi ammazza me ammazza, è come se ammazzasse Cristo, c'è una battuta nel film, che poi è una battuta che disse nella verità quest'uomo. Capimmo che per raccontare questo grande uomo esaltato, mitomane anche, bisognava assecondare allora l'aspetto teatrale di Gian Maria. E infatti lo lasciamo fare, che fosse teatrale. E lui lo fu in maniera moderata, ma lo fu. E dette al personaggio una forza e un carattere che altrimenti probabilmente non avremmo raggiunto se noi avesse già fatto molto cinema. Penso alla faccia dei miei compagni se ci vedessero entrare insieme in paese. Non crederebbero ai loro occhi. Ma io li farei toccare con mano. Che gli faresti toccare? Che hai capito? Questo li farei toccare. A Roma. E questo? E questa? E questo? Mi slaccio da sola. Luce, alla luce. Chiudi. Dunque, in questa occasione noi incontrammo Giuliani De Negri, il produttore che poi ha prodotto tutti i nostri film, ha fatto con noi i nostri film, perché lui era un operatore culturale, era uno che veniva dalla Resistenza, era stato un comandante partigiano, aveva fatto i film di Rizzani, aveva fatto esordire Rizzani infatti anche. Noi avevamo cominciato a girare questo Uomo da bruciare con pochi soldi. Avevamo vinto dei premi di qualità con dei documentari che non ci piacevano. A un certo punto dicevamo, ma facciamo dei documentari come li vogliono, forse vinceranno dei premi. Facemmo tre documentari, tre premi, tanti per allora, mi pare 6, 18, 6 milioni l'uno, per cui uno di 3 milioni, insomma, 22, 23 milioni, che erano moltissimi. E dicevamo, questa è la base di partenza per realizzare il film. Bene, cominciamo a fare questo film, però dopo la terza settimana la banca del lavoro non scontava le cambiali, perché andammo io, lui e da Valentino, ma come, ci abbiamo le cambiali del noleggio della Cina del Duca, questi della banca del lavoro, ma quante cose mi fai raccontare? Quella banca del lavoro dice, sì d'accordo, noi le possiamo scontare, ma lei quanto alza? Io, che alzo io? Io non alzo. Lei quanto alza? Figurati, niente. Valentino Orsini non ne parliamo. Qui stava per rispondergli male lui. Io alzo un'altra cosa, stava per dire, ma non la disse, perché volevamo fare il film. E
E quindi, zac, film bloccato, non si va più avanti. Disperazione, cercare i soldi da tutte le parti, Alla fine, dopo tanto cercare, mi ricordo che incontrammo Giuliani, questo signore che stava insieme a un altro produttore che conoscevamo, Sansone, che ci aveva dato le macchine da presa per girare il film, che all'epoca c'avevano anche le macchine da presa. Lui disse, vabbè, fatemelo vedere, insomma, era uno di quelli tremendi, figurati. Vede il materiale girato e viene da noi e dice, parliamo un po'. Prima di tutto, vi piace Ivan il Terribile? Come? Sì, dico, tra l'altro, dico, Eisenstein era un grande mito. Allora, già partiamo da una base interessante, andiamo avanti, vediamo un po'. E intervenne nel film e poi nei film successivi sempre con una grande forza, ma mai prevaricando. Cioè, era uno che quando ci aggrediva ci diceva: voi non avete espresso quello che volete esprimere, non è che ci diceva fate così e fate cos'ha, no, era veramente maieutico, cioè voleva tirare fuori da noi quello che ancora noi non eravamo arrivati ancora a esprimere. In quel senso lì è stata una presenza straordinaria, oltre a diventare quell'uomo che ci ha permesso di realizzare i nostri film. E poi sovversivi. È il momento in cui noi ci dividiamo da Valentino, ma già questo verbo dividersi non è giusto, perché con Valentino abbiamo sempre mantenuto un rapporto di grande aiuto reciproco anche sul piano proprio della produzione e della ricerca. Io e Paolo, che avevamo girato come molti altri registi i funerali di Togliatti, che rappresentano un momento importante nella vita del nostro paese, cioè la morte del capo carismatico del Partito Comunista. Muore questo capo, è chiaro che finisce anche un certo modo di pensare la politica. Allora, no, ci rendiamo conto che il paese, la società, il tessuto connettivo della società sta entrando in crisi. C'è qualcosa che finisce un'epoca, non è un caso appunto muore Togliatti, che rappresenta un certo modo di affrontare la vita sociale e politica del paese, e si va incontro a un'altra di cui non si capisce bene quali saranno veramente le strutture. Sentiamo che noi, io e Paolo, sentiamo che questo momento di crisi e di passaggio lo sentiamo che riusciremo forse a esprimerlo affrontando alcuni personaggi. Alcuni personaggi con la loro individualità, con i loro problemi di crisi, tutti immersi però nel grande momento collettivo di questo grande funerale, veramente, che coinvolse milioni di persone in Italia. E ci mettiamo a pensare quali tipi di crisi possono avvenire in uomini, in donne, in giovani, eccetera, e pensiamo a un film fatto a mosaico. Noi dicevamo come se ci fosse un grande vetro, un bellissimo vetro che si è rotto. Andiamo a vedere ora i frammenti di questo vetro e vediamo se in qualche maniera se ne costruisce un altro, inventando addirittura un mosaico diverso. Facciamo Sovversivi e continuiamo su questa strada. Per esempio, dopo Sovversivi, un film che noi amiamo molto e che ancora è legato a questo momento di ricerca di dimensioni nuove, ma a quel punto, ecco, l'ideologia, che è sempre presente in ciascuno di noi, ma era diventata qualcosa, diciamo, che stava alle spalle. Quello che a noi interessava era il fermento del sangue vivo delle persone, quello che avveniva veramente nelle storie individuali, in noi stessi. E San Michele aveva un gallo, è la storia che si svolge alla fine dell'Ottocento di un anarchico che viene imprigionato, che fa le sue azioni, che scopre la grandezza del suo essere individuo, che lotta per un mondo diverso, e scopre anche che, chiuso in una prigione per 10 anni, isolato da tutti, quello che la storia fa, perché a un certo punto lui esce un attimo dalla sua cella della solitudine, dove ha fatto 1000 progetti, cosa farà, cosa inventerà per il suo cambiamento del mondo, esce fuori per un giorno e scopre invece che la storia, compresi i personaggi che fanno la storia, i giovani, sono andati invece in un'altra direzione. Altri ragazzi, non siete tenuti ad aiutarli. Vi vogliono portare in galera, facciano almeno la fatica di portarvici. E potete fargli anche rapporto. Ti sembra questo il caso?
Ma non remate, v'ho detto. È vostro diritto rifiutarvi. Ve lo garantisco io. Sì, lo sappiamo, però un po' di moto ci riscalda. Anche tu remavi prima, perché? Io? No, solo per raggiungere voi. Noi, quando facciamo un film, non è che ci sono degli sceneggiatori, dei soggettisti, come capita nel cinema, si fanno dei grandissimi film, per carità, che tipo ti propongono qualcosa e poi tu lavori su quello. Noi parliamo sempre, è un dialogo continuo fra noi due, fino a che nasce una cellula di idea che poi sviluppiamo, magari poi la buttiamo via, poi ne prendiamo un'altra. Cioè, in questo dialogo continuo, alla fine viene fuori un'idea di un film che ci mettiamo a scrivere insieme. Un film, dalla sua nascita in poi, secondo me è un divenire continuo. È un divenire continuo che, dalla prima idea, che si trasforma. Diviene un'altra cosa, e diviene un'altra cosa grazie alla sceneggiatura, grazie alle riprese che tu vai a girare, sicuro che girerai quello che hai scritto, e poi invece arrivi sul set e il paesaggio, la luce, gli attori ti vengono incontro, ti aggrediscono, e noi ci facciamo invadere da questi fatti nuovi quando ci riesce. Mentre si gira, spesso tu pensi, allora questo sarà così, questo sarà così, e alcune volte coincidono queste cose, ma si scoprono cose nuove, il film ti offre possibilità che tu non avevi previsto. Il mistero del cinema è questo, è ogni volta io e Vittorio ci si stupisce, perché diciamo, lo sappiamo, sarà così, eccetera, ma ogni volta avviene in maniera diversa da come si pensava, come era avvenuto nei film precedenti, per cui alla fine del film, ripensandolo all'indietro, restano delle emozioni qua e là, e ciascuna di queste emozioni appartiene a un momento della lavorazione. Vittorio parlava del rapporto con gli attori, che è uno dei, forse dei più forti, ma io dico anche al paesaggio, dico anche a certe delusioni, per esempio, che puoi aver avuto dal punto di vista della resa fotografica. Tu, per esempio, hai pensato, hai girato in un certo modo, poi a un certo punto vai in proiezione e vedi che non è proprio quello che volevi, però allora la lavorazione che fai per cercare di ristabilire quel tessuto, no, che si era un po' slabbrato. Cioè, Padre Padrone, che l'avevamo girato in 16 mm, poi fu gonfiato a 35, ed era un 16 mm vecchio, dato di quelli, il gonfiaggio lo facevano male allora, e allora su questo schermo enorme del Festival di Cannes vedevamo queste immagini tutte spappolate, tutte slabrate. Siamo stati così per tutto il tempo della proiezione, dicendo: ora, quando usciamo fuori, i fischi ci sommergeranno. Invece il film andò molto bene, ma ti dirò, addirittura Joris Ivens, con cui noi avevamo lavorato, è stata una grande esperienza del nostro lavoro, ci scrisse una lettera in cui disse, parlava del film, che l'aveva molto amato, eccetera, e dice: io amo poi soprattutto quella fotografia in cui voi avete raccontato questa storia, che è così cruda, così cattiva nei confronti dell'immagine, e che mi ha fatto entrare ancora di più nel personaggio. Ma la cosa malinconica che volevo dire, che dalla prima intuizione del film, dai primi pensieri, no, in cui è tutto possibile, cioè ti si apre un mondo, ti sembra, ti illudi, a volte ti illudi, non c'è, ma insomma lì per lì, se non ti illudi, se non hai questa fiducia, il film non lo fai, non lo facciamo. Anche quando sei arrivato alla fine, è sempre molto meno di quello che hai pensato. Si perde lungo la strada almeno, non dico la metà, ma il 30%, quando va bene, il 30% di quello che era stata l'intuizione all'inizio. Ci sono cose che tu non hai previsto, magari, che ti arricchiscono e ti danno gioia, ma nel suo complesso l'opera è sempre meno, paga lo scotto di questo lungo viaggio. Padre Padrone, io mi ricordo che noi non leggemmo il libro per prima cosa, noi leggemmo su un giornale che c'era un pastore
quasi muto fino a 20 anni, perché stava a guardare pecore, e che poi, per una sua volontà, dopo 10 anni era diventato professore di glottologia, cioè dal silenzio. Allora, questa storia a noi ci cominciava subito a appassionare, perché cioè, vedemmo che corrispondeva anche al nostro bisogno di arrivare al parlare, al dire, a comunicare. Leggemmo allora il libro, ci piacque, parlammo con Gavino, che fu anche un bel incontro, prendemmo tutto questo materiale e lo rimpastammo per fare una storia che fosse la sua, ma fosse la nostra, e ci rendemmo conto che non riuscivamo, però sul piano pratico, andare avanti nella sceneggiatura se ogni sequenza non aveva come elemento quasi fondamentale un elemento sonoro. Che poteva essere un silenzio, che poteva essere il rumore di una, che poteva essere una fisarmonica che improvvisamente a questo ragazzo solo in mezzo alle montagne della Sardegna, che non conosce altro che il suono veramente delle pecore o del babbo, ma improvvisamente gli arriva un suono per lui mai conosciuto, un suono strano, che non suona le canzoni del suo paese, che forse lui ha conosciuto da bambino, ma che suona cose di altri mondi. In questo caso passano due che suonano sulla fisarmonica a Strauss perché vanno alla festa dei paesi. Allora, questo elemento, affidare veramente al suono della fisarmonica, a questi due che suonano la fisarmonica e passano vicino alla tanca di Gavino, la scoperta che c'è, ci sono altri mondi, che quelle montagne non sono la fine del suo mondo, ma c'è un al di là, un altrove pieno di cose da scoprire. Girando poi Padre Padrone, noi sentivamo che bisognava mantenere forse la forza della nostra idea poetica, se idea poetica c'era, la forza del nostro rigore nel raccontare storie di uomini, ma allo stesso tempo il bisogno che tutto questo arrivasse forse in una maniera più trasparente, più diretta, in maniera che chi veramente in televisione entrava in contatto con questo film avesse la possibilità di avere un rapporto personale più semplice. E quando poi abbiamo saputo che Padre Padrone, per esempio, ci hanno detto allora che era stato visto nel mondo da 1,5 miliardi di persone, veramente ci siamo resi conto che si entrava in una dimensione dello spettacolo cinematografico un po' diversa da quella che conoscevamo prima, diciamo, nati nel cineclub, veramente è arrivati invece a questa dimensione così larga. Questo ci ha confermato il bisogno di arrivare ad una... parlo per noi, naturalmente, per me, per Paolo, non è una, ma ci ha portato, per esempio, a scoprire che facendo sempre le nostre storie, continuando la nostra ricerca di film in film, però se riuscivamo a far sì che il nostro cinema diventasse come, abbiamo detto una volta, una metafora, come quando nell'antichità gli uomini si raccoglievano intorno a un fuoco di notte e si raccontavano delle storie di tutti, cambiate le storie volta a volta secondo gli umori della collettività a cui lo raccontava, se il cinema e televisione potesse diventare questo, forse era giusto. E noi abbiamo chiamato allora questo nostro momento come il momento della affabulazione, cioè diventare dei raccontatori a largo respiro. Stanotte è la notte di San Lorenzo, amore mio, e devono cadere le stelle. Da noi qui in Toscana si dice che ogni stella che cade esaudisce un desiderio. Aspetta a dormire. Lo sai qual è il mio desiderio stanotte? Di riuscire a trovare le parole per raccontare a te d'un'altra notte di San Lorenzo di tant'anni fa. Per esempio, film come La notte di San Lorenzo e anche gli altri nascono da questo bisogno di raccontare storie di tutti,
rivissute, però è chiara attraverso qualcosa di particolare che è la nostra personalità, ma anche il momento in cui le racconti. Quando noi abbiamo fatto i nostri film, non è mai venuto prima della storia e del personaggio che si muove in quel paesaggio. Si diceva prima la Sicilia. La Sicilia, questo paesaggio terribile, drammatico, dicevamo una volta l'unico luogo d'Italia, sempre, si parla sempre per eccesso quando si fa un film, in cui è possibile l'epica, proprio perché c'è questi spazi sterminati ancora esistenti, in cui le figure sono sempre più piccole, si muovono uccise quasi da questo splendido cielo azzurro, e a contrasto il paesaggio invece toscano, in cui chissà perché sembra quasi che l'opera dell'uomo e la natura si siano quasi messe insieme a lavorare e a creare come un'armonia strana. -88°, 20′, 35 s. Se vai tra Firenze, Pisa, Volterra, passi nelle campagne, senti che lì l'incontro tra l'uomo e la natura ha raggiunto un'armonia e un equilibrio. Ora non sto a analizzare questi film che uno sono a contrasto, eccetera, ma ti dico qual è l'emozione che ci danno questi paesaggi. Cioè, altri autori, per esempio, hanno usato l'arte figurativa in maniera straordinaria, riportandola nel cinema. Non so, per esempio, mi viene in mente i Pieri della Francesca di Pasolini o i Mantegna che Pasolini ha usato. No, in noi invece il rapporto col paesaggio, col Rinascimento, eccetera, credo che nasca perché siamo nati anche in Toscana, cioè siamo nati in Toscana nel cuore. Noi da casa nostra, a 15 chilometri, c'è Vinci, dove è nato Leonardo. Siamo vissuti in quei paesaggi e tra quei quadri, quelle statue, che fanno parte di noi. Questo bisogno che noi sentivamo, che ci veniva indubbiamente dal neorealismo con questi suoi campi lunghi, ma questo bisogno di fare inquadrature in genere orizzontali, larghe, dove veramente gli uomini si muovono protagonisti. Allora il primo piano è importantissimo perché entri per un attimo nel suo individuo, ma poi torni a ridimensionare il personaggio nel grande paesaggio, in questo caso della natura. Questo è qualcosa che riaffiora da quel palcoscenico del Comunale di Firenze, dove veramente queste grandi storie avvenivano su una grande linea orizzontale. Che ti avvicinavi al tenore proprio perché facevi una proiezione verso di lui, ma indubbiamente questo fatto di raccontare storie di individui con tutte le loro passioni, ma sempre poi riproposte in una dimensione che è più corale, che è più collettiva. Grazie. Veniamo da uno spettacolo popolare che è il melodramma, no? Da ragazzi. Poi invece incontriamo il neorealismo. Ora, il neorealismo, questo grande fenomeno, per me grande come il Rinascimento italiano, è come il melodramma, invece non è stato assolutamente seguito dal pubblico. Infatti ai giovani che dicono voi avete vissuto quel periodo meraviglioso, quei grandi film... No, il successo, ma quale successo? Germania hanno zero, l'abbiamo visto per caso io e Paolo a Pisa, perché non si... Era un film che duravano un giorno di mercoledì. La Sera Trema non è mai uscita,
Quindi allora arrivò anche il noi di dire ci sono dei momenti della vita, dello spettacolo, della storia, eccetera, in cui c'è l'eroismo di fare una cosa da soli, senza avere il riscontro del successo, la gratificazione anche del successo. E quello allora è giusto. Allora bisogna fare film che veramente per il loro rigore se ne fregano del pubblico, oppure, come dicevo, per lo Scorpione, di cui tu sei un interprete molto bravo. Il regista anche. Regista e interprete. Se credi di spaventarli con quella faccia. Il collaboratore a due facce, allo Scorpione, allora noi dicevamo sì, crediamo che questo film sia giusto, ma questo film allora deve essere come un cazzotto dato sul naso degli spettatori. Vogliamo provocarli, pensando allora, cioè, di non avere un seguito popolare, ma proprio per questo, invece di chiudersi, di dire vi aggredisco, vi dico stronzi, dovete starci a sentire, vi diamo un film terribile che vi massacra. Infatti successe così, che massacrarono le seggiole dei cinema dove il film veniva proiettato. Allora, meraviglioso il periodo in cui nessuno andava a vedere Germano Zero, bello il momento quando Padre Padrone è stato visto a 1,5 miliardi di persone, bello il momento della fabulazione. Noi diciamo sempre, può darsi che domani ci sia di nuovo il bisogno di un cinema veramente che cerca in una maniera quasi francescana, può darsi che avvenga, dovremmo essere pronti a questo, anche se oggi invece sentiamo questo, il bisogno di parlare con un grande pubblico, lo sentiamo come qualcosa che ci sembra giusta. Nel nostro ultimo film, Resurrezione, è un film lungo 3 ore e 10 che uscirà in 2 puntate consecutive alla televisione, poi uscirà anche in qualche festival, eccetera. Noi proprio abbiamo detto, come Tolstoi, scrivendo Resurrezione, pensava di fare un'opera sua, ma che fosse anche una provocazione violenta nei confronti di tutto il mondo, perché Tolstoi allora era collegato con Gandhi, c'era il bisogno veramente o i prodromi della rivoluzione oppure della rivoluzione di Gandhi, non violenta, e allora scrivo questa opera in cui però veramente mette in gioco 1000 fattori proprio ai fini di coinvolgere il lettore in una serie di problemi. Facendo Resurrezione, noi ecco, abbiamo cercato di prendere una lezione che poi diciamo, è quella di Shakespeare, è quella di Verdi, è quella dei grandi, la lezione di dire unire pratiche alte e pratiche basse, cioè unire il sublime allo spettacolare, a quello che è diciamo, anche il godimento più semplice dello spettacolo. Il Gummoni Babilonia e parlando di questo grande autore che è Griffith, riscoprendo il cinema americano alle sue origini, nella sua grandezza, ci siamo resi conto di quanto è importante anche l'artigianato, si chiamava una volta, nel realizzare i film. C'è l'importanza appunto di arrivare a un grande pubblico e al tempo stesso inventare il cinema. Io non so se il lavoro nostro, quello dei vostri figli, il mio, sia bello come quello di chi costruì le vostre meravigliose cattedrali romaniche. Quello che so è che quelle opere nacquero come nascono queste oggi. Da uno stesso sogno collettivo. Io sono convinto che i vostri figli, Bonanni, siano come quegli oscuri tagliatori di pietra che hanno inciso i loro capolavori
sulle cattedrali che voi onorate, che hanno contribuito a renderle famose con la propria arte e che hanno aiutato il prossimo a credere e a vivere meglio. Ed è per questo che io amo profondamente il cinema. E lo rispetto, Bonanni. Abbiamo parlato del cinema come di una cattedrale. Cioè, come nel Medioevo nascevano queste grandi opere architettoniche e nascevano attraverso l'apporto di più architetti, attraverso l'apporto di scultori, disegnatori, urbanisti dell'epoca ovviamente. Il cinema, ne parliamo un po' da partigiani, forse siamo esagerati, ha forse queste caratteristiche. Cioè il cinema è un'arte di collaborazione, è un'arte di complicità. Non esisterebbe una delle sole immagini dei film che amiamo se veramente tante creatività non avessero collaborato a creare questa armonia che poi diventa quel particolare momento, quel particolare film. Allora, se un film nasce da tutte queste creatività e nasce, e ci vuole tempo perché nasca, perché nasce un anno prima col soggetto, la sceneggiatura, poi la ripresa, dura un anno, due anni, allora se il cinema è questo, sì, permettetecelo di dire, il cinema è le grandi cattedrali del nostro tempo.